In vista dell'imminente Weekend League di questo fine settimana, oggi andiamo a vedere delle squadre competitive buggatissime per potersela giocare al meglio. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'introduzione, oggi e anche domani andremo a vedere una serie di squad builder che possono tornarvi utili per la Weekend League che inizia finalmente questo weekend. Oggi partiamo con una serie di squadre buggate, economiche e quindi alla portata di tutti. Ve ne farò, credo, tre. Andrò per budget, vi farò una da 100.000 crediti, una da 200.000 crediti e una da 300.000 crediti, mentre domani invece ci andiamo a vedere qualcosa di un po' più costosetto per quelli che, insomma, sono stati più fortunati e hanno messo già da parte una buona cifra di crediti. Partiamo da questa rosa da 100k, molto ma molto versatile ed è un'ibrida, a breve scoprirete tra quali campionati. Partiamo dal portiere, che è Alex Remiro, 84, costo molto contenuto e addirittura anche un playstyle, in questo caso argento, della rimessa lunga. Un portiere che mi è capitato anche in draft e che onestamente con il suo 1,92 m si comporta anche discretamente. Terzino destro, Juan Cuadrado, quindi avete già capito quali sono le due squadre che andremo a vedere principalmente in questo squad builder. 5 di skill classico, 3 di piede debole, 1,79 m alto-basso, può fare anche l'esterno destro offensivo. Ottima ovviamente la velocità, ottimo anche controllo palla, agilità, bene il passaggio corto e in questo caso abbiamo anche degli interessanti playstyle per quanto riguarda il tecnico quando conduce palla, il talento naturale per quanto riguarda i tiri e i passaggi di classe e il primo controllo e poi abbiamo anche un bel passaggio teso sui cross che vengono migliorati. Quindi Cuadrado per quello che costa e poi vedremo anche per come andremo a schierare questa squadra in game ci torna molto comodo. Coppia di difensori centrali composta da Reinildo, che in realtà nasce come terzino sinistro, ma ha come ruolo secondario il difensore centrale e ce l'andiamo a sfruttare tutto con il suo 1,80 m, l'84 di velocità e addirittura guardate qui che playstyle praticamente seppur argento li ha tutti. Ha il blocco, ha il gioco d'anticipo, ha il mastino e anche l'intercetto. Peccato perché avesse avuto anche l'affronta, sarebbe stato tanta roba. Si concede poi anche il lusso di avere il gioco aereo, quindi praticamente per un difensore ha tutte le armi che gli possono tornare comode. Poi vi dicevo, è già veloce tanto di suo, ha una discreta agilità, ha un ottimo comparto difensivo, 79 di lettura, 79 di intercetto, 82 di contrasto in piedi, 80 di aggressività, quindi veramente una carta notevole per una squadretta iniziale. A fargli compagnia come altro difensore centrale abbiamo Bremer, più massiccio, 1,88 m, ovviamente fa solo il difensore centrale e in questo caso come playstyle abbiamo principalmente quello del blocco, anche qui il gioco aereo, forte e forte di testa, ma questo vi ricordo che è il playstyle che ci interessa per le conclusioni, mentre quello per la difesa di testa è aereo che ci fa comodo, però Bremer si inserisce bene all'interno del contesto di questa squadretta con il suo Lengti. Terzino sinistro, anche in questo caso un giocatore che conosciamo abbastanza bene, Leonardo Spinazzola, è un 4-4 molto tecnico, molto veloce, può fare anche lui l'esterno alto, vi dicevo appunto della velocità, passaggio corto bene meno il lungo, bene l'agilità, bene anche le stats difensive, pecca leggermente in aggressività. Anche qui stats difensive che come per Cuadrado non è che sono proprio il massimo perché non ci sono, però abbiamo un razzo argento, abbiamo un rapido argento e soprattutto anche qui un passaggio teso che può tornare comodo. Veniamo al centrocampo, squadra ibridata con il 4-4-2 per cui partiamo da Marcos Llorente, giocatore questo qua totale che praticamente possiamo andare a mettere dove ci pare e piace, 1,84 m, 3,4 m, alto normale, giocatore che può fare, come vi dicevo, il TD, il CC, la D e, come in questo caso, l'ED. Rapidissimo, ottimi passaggi, agile, buone le stats difensive, discreta anche l'aggressività e in particolare anche per lui abbiamo il passo veloce, l'inesauribile, il rapido. Anche qua mancano stats e playstyle per la difesa, però abbiamo il passaggio teso e il tiro potente d'argento, quindi in zona di finalizzazione potrebbe diventare interessante. La coppia invece di giocatori centrali è composta da Nicolò Barella, 4-3-3 alto-alto, giocatore che fa entrambe le fasi con la stessa intensità, 1,75 m, corsa esplosiva controllata, ovviamente può fare solo il CC e questo è un giocatore a tutto tondo perché attacca, difende, può concludere in porta veramente molto bene. A mettergli ovviamente una mano e a dargli una mano quando insomma c'è più da difendere utilizziamo Zambo Anguissa. Un cristone di 1,84 m, 3-3, corsa
prolungata controllata, quindi controlled lengthy, può fare il CDC e il CC. Quest'anno gli hanno migliorato il work rate perché ha alto normale e non quella schifezza che aveva l'anno scorso. Ottime le stats difensive, qua tanta roba l'aggressività, anche per quanto riguarda la velocità per un mediano siamo su parametri molto buoni. Peccato che mancano playstyle difensivi, ma abbiamo il tecnico e il talento naturale che non servono tanto, mentre ci fa molto comodo l'inesauribile per ovviamente il mediano che spesso e volentieri deve fare su e giù per il campo. Sull'esterno sinistro andiamo a mettere Kvaratskhelia, un giocatore che non costa tanto, è 5'5", 1,83 m, può fare l'esterno sinistro, la S e la D. Molto rapido, ottimi passaggi, ottima anche la finalizzazione, pecca giusto nella potenza tiro, bene l'agilità, questa è una carta che vi potete reinventare in vari modi come vedremo a breve. Mentre davanti la coppia titolare è composta da Joaquin Correa, che ha ottimo il tecnico e la trivela se vogliamo fare qualche tiro d'esterno da fuori, giocatore veloce, 4-4 molto completo. E poi abbiamo Luis Muriel, che io vi consiglio di evolvere nella sfida, quella dove potete evolvere l'attaccante, in maniera tale da fargli prendere anche il 5 piede debole. Il solito Muriel, velocissimo, dotato di un ottimo tiro, agile palla al piede, dotato anche del rapido. Anche in questo caso non abbiamo grossi playstyle di finalizzazione, mentre abbiamo il passaggio incisivo che per dialogare potrebbe essere interessante tra le due punte. Per avere la rosa a 33 mi raccomando allenatore brasiliano di Liga, io ho messo solo allenatore di Liga perché non lo avevo, e mi vanno a 32 tranne Bremer che appunto rimane a 2, se mettete brasiliano vanno a 33. Questa squadra la potete giocare 4-4-2 anche invertendo Cuadrado e Llorente, la potete giocare 4-3-2-1 andando a mettere Zambò, Barella e Llorente a centrocampo con Kvara, Muriel e Correa davanti. Potete giocarla a rombo con Zambo basso, mezze ali, Llorente e Barella, COC Kvara dietro le punte, Muriel e Correa. Questa è una squadra che costa niente e secondo me è molto valida. Vediamo una seconda squadra, stavolta da 200.000 crediti, quindi il doppio di quella di prima, sempre un'ibrida. E partiamo dal portiere che è Bono, che si è trasferito anche lui in Arabia Saudita a prendere i petrol dollaroni. 1,95 m, è un portiere affidabilissimo che ho utilizzato anche io nella ladder competitiva in questi giorni e che ha praticamente tutti i playstyle tranne quello dell'uscita rapida, però molto importante quello della parata di piede e non costa anche lui tantissimo. Terzino destro, stavolta utilizziamo Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, 3-3, 1,83 m, corsa controllata. Fa anche l'ada, ovviamente veloce, buoni passaggi, discrete stats per quanto riguarda il dribbling, ottime invece quelle di difesa, pecca leggermente in aggressività e ha purtroppo non proprio degli ottimi playstyle perché difensivamente non ha nulla, però ha quello dell'inesauribile che per un terzino fa tanto e il rapido per controllare palla quando la porta in corsa. Difensore centrale, una conoscenza di Lorenzo che è Koulibaly, 1,86 m, mostri lengthy. Rapido perché è rapido, nonostante il 65 di accelerazione che sappiamo non contare nel conto quando abbiamo una carta lengthy. Abbiamo poi ottime stats difensive, 91 di forza e 84 di aggressività. Il blocco argento, tanta roba, e il mastino, quindi più forza nei contrasti fisici per il nostro Koulibaly. Altro difensore invece, Bremer, che teniamo anche stavolta perché per quello che è il rapporto qualità-prezzo ci fa comodo, così come anche Leonardo Spinazzola che rimane a presidiare la fascia sinistra. A centrocampo arrivano le new entry perché il primo che troviamo è Renatino Sanchez, alto alto, 4-4, giocatore che vi consiglio di evolvere, quindi potete tranquillamente farlo diventare con overall maggiore, è rapido, buoni passaggi, agile, palla al piede, discrete stats difensive e forza 83 con aggressività 84. Playstyle del razzetto per farlo andare un po' più forte e quello del passaggio lungo per i filtranti alti, molto interessante. Ovviamente Renato Sanchez, essendo un giocatore un po' più fragile fisicamente, non solo spoiler nella realtà, ma anche sul gioco, ha bisogno di uno vicino che invece cerca di tenere più le redini della fase difensiva e quindi ci mettiamo cavallo pazzo Rabiot. 1,91 m di Marcantonio, 3-3, può fare anche l'esterno sinistro ma non ci importa. Discreta velocità, tanta roba ai passaggi, tanta roba alle stats difensive, tanta roba alla forza e all'aggressività. E in questo caso non abbiamo grossi playstyle difensivi, però abbiamo quello del gioco aereo e quello del primo controllo, che comunque per un centrocampista torna comodo nel momento in cui deve controllare la palla in situazioni difficili.
Andiamo a vedere la zona offensiva. Il primo giocatore che troviamo stavolta è Chicco Chiesa, 4'4, 1,75 m, explosive, può fare svariati ruoli, accelerazione 91, velocità scatto 91, bene il tiro, bene il dribbling. Questa è una carta che secondo me fa i buchi, soprattutto per via del playstyle dorato del rapido e del playstyle d'argento del passo veloce. C'ha anche un bel tiro a giro argento che può dare una mano quando tiriamo, veramente forte 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 Federico Chiesa. Passiamo a vedere in ordine poi già le due punte. La prima è Sadio Mané, 4-4, un usato garantito, perché questo qui giocato da punta è una mina, l'ho usato più volte in draft, velocissimo, agilissimo, finalizzazione 85 e potenza tiro 85 fanno tanto, e in più abbiamo il playstyle del rapido che anche qui fa tanto la differenza quando conduciamo palla. Magari sarebbe stato utile avere qualcosa per segnare, ma ci accontentiamo perché tanto vicino a lui c'è Cristiano Ronaldo, 5 skill, 4 piede debole, un giocatore che purtroppo quest'anno non è proprio il top del top, però io vi posso assicurare che comunque con il giusto stile intesa, perché comunque gli cambierei lo stile di corsa, e arrivare davanti la porta lo fa molto bene, finalizza di Cristo, soprattutto grazie al playstyle del power shot che lo fa praticamente in un amen, e ha anche il suo classico gioco aereo sia offensivo che difensivo, quindi se volete mettere una palla in mezzo lui su quelle palle ci arriva. Certo, non è il velocista degli altri anni, però rimane comunque un finalizzatore pazzesco e per quello che costa lo metto in questa squadra. A chiudere andiamo a chiudere sempre con Kvara, il solito 5-5 che abbiamo visto prima, che ci può fare un po' tutto. Andiamo a 33 d'intesa con l'allenatore marocchino. E questa squadra possiamo giocarla come prima, sia 4-4-2 con Chiesa e Kvara esterni, con Ronaldo e Mané da punte. Potreste mettere anche Mané esterno e Chiesa punta se preferite. Potete giocare con il rombo mettendo Chiesa mezzala, che è anche un po' difensivo, mettendo sempre Kvara dietro le punte, Ronaldo e Mané. E potete giocare anche col 4-3-2-1, sempre con Chiesa mezzala e loro tre davanti. Ultima squadra che vediamo oggi, sempre un'ibrida, stavolta da 300k. Partiamo come al solito dal portiere, che stavolta è Pop, 1,99 m. Portiere che ha ottimi playstyle come la parata di piede, il respingi cross e uscita rapida. Gli manca quello più inutile della rimessa lunga, e lui è un usato garantito che ci portiamo dietro in tutte le edizioni dei vari giochi calcistici di eSports. Terzino destro, James, da cambiare appena possibile con Walker, perché purtroppo terzino destro di Premier l'unico che corre è il buon Kyle. Però comunque Rhys James non è niente male, è comunque un 3-3. Discreta velocità, ha anche l'L2 dorato che fa una gran figura rispetto a quelli che ovviamente non ce l'hanno e sono veramente in pochi ad averlo dorato. Quindi lui, messo comunque a destra per difendere, non è malvagio. Coppia centrale composta da Saliba, 1,93 m, anche questo giocatore clamoroso che conosciamo benissimo, stats della Madonna per quanto riguarda la difesa, forza, aggressività, è 1,93 m, quindi si fa sentire tantissimo. E vicino c'è Guardiola, un altro giocatore magari meno alto, 1,85 m, ma che ha il blocco dorato e c'ha anche l'L2 argento, l'affronta, quindi bene bene, c'ha anche dei discreti passaggi sempre argento. Stats difensive, stats di fisico veramente al top. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro abbiamo Baldé del Barcellona, 3-4, molto veloce, discretamente tecnico, ha un ottimo passaggio corto, ha un'ottima agilità palla al piede e decenti statistiche difensive, questo fa benissimo entrambe le fasi. Veniamo a centrocampo, il primo che troviamo è Joe Ellington, alto alto, 1,86 m, mostly lengthy. Questo qui è un giocatore praticamente impeccabile, perché è rapido, ha degli ottimi passaggi, ha un buon dribbling, ottime stat difensive e anche tanta roba, la forza e l'aggressività. Quindi Joe Ellington fa ottima figura in questo centrocampo. Così come ottima figura lo fa Tchouaméni, che per quanto riguarda soprattutto i playstyle che non spiccano in Joe Ellington, invece qui ne abbiamo praticamente per ogni gusto, perché abbiamo l'intercetto, il gioco d'anticipo e l'L2, che per un centrocampista più difensivo sono veramente impeccabili. 1,87 m, rapido, ottimi passaggi in questo caso sia il corto che il lungo, e ottime anche le stats per quanto riguarda difesa, forza e aggressività. Patri Guiarro va a chiudere il nostro centrocampo, giocatrice del Barcellona, 4-4, 1,70 m, questa una carta sorprendente. Ottime le statistiche sia di passaggio che di dribbling che di fisico e difesa, ma ragazzi i playstyle di passaggio di questa sono una roba allucinante. I filtranti alti sono perfetti, i filtranti bassi clamorosi e i passaggi di prima con la X veramente una roba
fuori di testa. Questa è una carta che non costa tantissimo, sottovalutatissima, e che per me è veramente veramente forte. Veniamo davanti, dove troviamo un Kunku, 1,75 m, 5 skill, peccato il 3 di piede debole, carta che conosciamo benissimo, rapida, agile nello stretto, finalizza anche discretamente, e poi la bellezza e la sua imprevedibilità con la levetta, con le 5 skill, vi girate che è un amore. Benissimo anche qui il tecnico e il talento naturale, così come il primo controllo, peccato non abbiamo il rapido ma abbiamo la trivela, abbiamo il tiro a giro e abbiamo il passaggio incisivo. Per quanto riguarda il nostro riferimento laterale, poi a sinistra abbiamo Griezmann, che ha il tiro a giro dorato, e ragazzi miei, se spammate tiri a giro con Griezmann, poi vedete e mi fate sapere. Passaggio filtrante non male, bene il tecnico, bene anche la trivela, l'acrobata ci interessa poco. Griezmann quest'anno ha avuto un glow up pazzesco, l'hanno fatto 88, 4 skill, 3 di piede debole, anche qui nota un po' dolente, però è una carta che finalizza benissimo, passa benissimo, stra agile, pecca leggermente in velocità, ma comunque l'80 abbinato al tecnico non è male. Per me Griezmann in questa squadra ci sta da Dio. Così come ci sta da Dio la nostra punta di diamante, che è Kolo Muani, 1,87 m, 4-4, un bel cavallone veloce. Pecca paradossalmente leggermente nella finalizzazione per quanto riguarda la potenza tiro, ma poi si riprende con gli stili di gioco, perché ha il razzetto argento, il tecnico, e poi anche qui abbiamo un tiro a giro argento per finalizzare le situazioni di 1v1 davanti la porta. In questo caso dunque, nel caso in cui andate a mettere Walker al posto di James e un allenatore francese di Ligue 1, avete la squadra a 32 con solo la Guiarro a 2 d'intesa. Altrimenti, se andate a mettere un allenatore comunque francese di Ligue 1, risolvete Kolo Muani e me lo fate andare a 3 e avete una squadra a 31 che va benissimo. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se proverete queste squadre, se avreste cambiato qualcosa all'interno di este. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Sono Daniele Liberoschi e a presto, ciao.